siamo tornati, siamo sempre noi, quelli di Casa Serena, quelli insomma della Happy Family, come ormai diciamo da tanti anni. Ciao Carmen! E allora, buon pomeriggio a tutti, ormai sono qui in pianta stabile, da lunedì, mercoledì, poi se volete, se vuoi Serena, torno anche nei prossimi giorni. Grazie per aver scelto di stare con noi anche per questo pomeriggio, dopo questa bellissima mattina trascorsa insieme. Serena sempre più bella. Ti piace questo outfit? Sì, infatti. Questo mi ci sento proprio bene, perché poi ha quella vita alta, quell'incrocio. Sì. Grazie Sabino Basciano, grazie Giulio Lovero. Sì, anche io ringrazio Giulio per questo bellissimo caftano, insomma, bella, della linea, sì, di Guy Mattiolo. Grazie, grazie Giulio. E allora, cara Quanto Serena, ci coccolano? Sì, davvero, è bellissimo avere un amico, uno stylist che poi ci tiene, cura nei minimi dettagli il tuo outfit. Sì, è vero. Sì. Ti salutiamo con particolare affetto, kiss kiss per te. Allora Carmen, è stata una bella mattinata, poi guardate, sì, vedi Carmen, ho abbinato gli orecchini che mi hai regalato, ecco, per Natale. Sì, ho notato, ho notato. Sono felice che i miei regali ti piacciano, almeno. Tantissimo. Sì. Allora, di cosa vogliamo parlare per rilassarci? Di qualcosa di importante o vogliamo tornare alle comare di sempre? Sì, allora guarda, presa dagli eventi, abbiamo anche parlato lunedì di questo mio nuovo incarico con il concorso di Miss Italia in Puglia, avevo un attimino trascurato un bellissimo lavoro che ho fatto a Vienna dal 27 al 30 di marzo, siamo appena tornati, ma stiamo ancora producendo il materiale quindi di post-evento. Ecco qui, la regia ci manda già delle foto di questo bellissimo evento realizzato a Vienna. Qui siamo con Giuseppe Fata e lo stilista Nico Nico Design. La modella è una modella sempre pugliese, Sara, indossa questa testa scultura, perché devi sapere che Giuseppe Fata è praticamente il genio delle teste scultura. E questa l'ha dedicata alla imperatrice Sissi, perché se noti... Sì, vedi? Ci sono come dei cameo, sì, che sì. ripropongono proprio il suo volto. Mamma mia, che bello questo sì. vestito. Allora, ci hanno permesso di utilizzare questa bellissima suite presso l'hotel Bristol. Questa è Raffaella, ecco, con gli abiti che poi invece mi ha dato Giulio per questo shooting. Ecco, sempre abiti bellissimi, preziosissimi, con ricami particolari. La nostra top Ludovica Le Noci, insieme al fotografo Checco. Aspetta. E ad alcuni tifosi scozzesi, perché c'era una squadra di calcio. Ah sì, perché si vede che hanno il gonnellino. Indossano la gonna. Era piena la città di questi... diciamo scozzesi, e davvero era molto divertente vederli in giro, che poi chiedevano di fare le foto con noi. Senti Carmen, ma prima di andare avanti un passo indietro un attimo, regia, perché poi a me piace insomma commentare. La tua modella è su, sì, trampoli o è proprio alta, no, così? No, lei è su una panchina. Ah, ok. Con l'abito da sposa, perché abbiamo portato anche l'abito da sposa a Vienna e insomma si è divertita anche a farsi ritrarre. Senti, ma prima di andare avanti, contestualizziamo, perché eri a Vienna, che cosa è successo? Hai trovato belle giornate, vedo. Sì, allora mi preoccupavo, tanto che avevo detto alle modelle: soffrirete il freddo, portatevi delle calze di nylon, coprenti, belle doppie, in modo che le possiate mettere sotto gli abiti, perché su, diciamo, sulle spalle, nel décolleté, soffrirete il freddo. Invece siamo stati veramente graziati da un tempo clemente, sembrava estate, sembrava una giornata di agosto. E allora è successo questo, che sai benissimo, abbiamo avuto 2 anni di fermo, specialmente noi organizzatori di eventi, siamo stati completamente fermi. È successo che quasi per gioco è venuta fuori l'idea di partecipare, cioè di fare un viaggio, che fosse anche un viaggio di lavoro, ma anche perché era il 28 di marzo, il compleanno della top Ludovica Le Noci, quindi è nato proprio così. Sua mamma aveva detto: ho regalato il viaggio a Ludovica per il suo compleanno, perché non ci uniamo tutti insieme e facciamo anche uno shooting?
da lì è nata l'idea. Io sono sincera, non avevo neanche idea che la cosa potesse come dire attrarre in quel modo, perché sai, ognuno ha i suoi impegni, in quanto è partito proprio uno staff di tecnici professionisti con Matteo Di Francesco, che appunto ha un salone a Matera, quindi a volte pensi magari non può lasciare il suo salone, però si è organizzato. Poi avevo con me anche Antonella Ballarino, la makeup artist, che sempre si prende cura del mio makeup ed è bravissima, è stata spesso ospite da noi. Poi c'era Dario Caminiti, l'altro makeup artist, che ha curato il makeup per la testa scultura di Giuseppe Fata. I due fotografi, Massimo Rubio e Checco De Tullio. Il videomaker, e io ho segnalato alla regia due bellissimi video, che è un professionista, Checco Di Michele, quindi vedremo anche proprio il girato di quello che abbiamo fatto lì. Avevamo lo stilista che ho citato e poi gli abiti che Giulio, insomma, mi ha messo a disposizione. Senti, ma per il prossimo anno, se tu dovessi avere bisogno di una figura differente, che ne so, quella che vi aiuta, insomma, nel, nel portarvi il caffè, insomma, che vi dà dei consigli, tieni conto, sia la mia presenza che magari quello del nostro cameraman. No, io te lo, allora, io te lo dico sempre, avendo con noi il cameraman, abbiamo avuto appunto Checco, che ho citato per la parte video, noi potremmo veramente realizzare delle pillole di Casa Serena a Vienna, anche perché devi sapere che io sono talmente abituata alla tua casa, mi ci trovo talmente bene, che ho trovato io un appartamento per tutti. Allora, in appartamento eravamo lo staff tecnico, 12 persone con le modelle, poi altri hanno preferito la soluzione hotel, ma quando siamo entrati ci sembrava di essere, ecco, nella casa del Grande Fratello. Era enorme, un appartamento di 200 metri, 5 stanze da letto con 5 bagni all'interno che avevano solo doccia e lavandino, e altri 5 bagni all'esterno con, lì si usa così, lavandino e tazza. Cioè, guarda, eravamo all'inizio, quando siamo entrati, peccato che nessuno ha ripreso quel momento, correvamo, sai, come i pazzi in ogni stanza a guardare, ma che bello, ed era, sì, possiamo un attico, fare Casa Serena International. Oh. Allora, ed era un attico, diciamo, proprio al centro di Vienna, noi penso andavamo anche a piedi in centro. Carmen. Vedi che stai già ideando? Io sto pensando, ma sto pensando anche un'altra cosa, noi lo stiamo dicendo ora, chissà che qualcuno non prenda ispirazione dalle nostre idee. Sì, ma infatti, come ormai si sta facendo. Allora, guarda Serena, tempo, noi dobbiamo imparare veramente a tenerci le cose per noi, perché poi magari, perché poi nel mio lavoro succede spessissimo, insomma. Figurarsi. Tante mio. Volte lancio delle, così, delle richieste, perché io cerco poi di promuovere, di trovare anche persone che partecipino a questi eventi, e poi magari vedi che qualcuno ha fatto la un copia e incolla e l'ha realizzato. Ovviamente con il suo stile, che è ben diverso dal mio. Eh sì, e dal nostro. Sì, ognuno ha il suo stile. Senti Carmen, ci vogliamo guardare quel video, sì, di sì, cui parlavi? Allora, ne ho forniti due, vediamo quale ci propone la regia. Serena,
Lo sai che sono emozionata? Quando io vedo questi lavori, ovviamente anche Checco bravissimo nel montaggio, dico, ma veramente questa cosa l'ho fatta io? Quando parliamo dell'approccio... Miss Italia ti ha contattato, quando capisci? Quando parliamo dell'approccio umile nelle cose, a volte veramente sono sorpresa di quanto si riesce a fare, insomma, con tanto impegno, tanto sacrificio, ma devo dire tanto anche affiatamento con il mio staff, e sono felicissima di questo perché abbiamo lavorato divertendoci, e questa, diciamo, è una sfumatura importantissima del mio lavoro, che non è un lavoro facile. Io ho citato tutti, però permettimi di salutare le modelle che hanno deciso e si sono affidate alla mia agenzia per fare questo lavoro a Vienna, e sono Maria Rosaria Turso, Raffaella Bavaro, Sara Martorana, Monica Caldarola, Suami Marcella e Ludovica Lenoci, così almeno ho citato tutto lo staff. Senti, ma poi l'avete festeggiata, Ludovica? Sì, diciamo l'abbiamo festeggiata in maniera molto veloce, anche perché io poi ho proceduto in questo shooting con le altre modelle e ho fatto in modo che lei avesse anche il suo giorno libero, il giorno del compleanno. Giusto. Infatti lei ha scattato il 29, ma poi devo dire, una volta che abbiamo prodotto il materiale, insomma, mi sono consultata con i fotografi e con Checco che ci bastava, ci siamo concessi un bel pomeriggio lì. Libero, e quindi abbiamo girato, abbiamo visitato, insomma, le ragazze se ne sono andate in carrozza, quindi si sono davvero divertite tantissimo. Io a Vienna non ci sono stata e devo dire che dalle immagini è veramente bella. Bellissima, e poi voglio, insomma, evidenziare quanto siano belli anche gli abiti portati benissimo dalle modelle, ma gli abiti bellissimi di Giulio. Sì, cioè questi abiti lì si trova a Bitonto? Allora, questi abiti sono dell'azienda Miss Calis, sono stati spediti a Giulio proprio in occasione di questo shooting, quindi sono veramente un'anteprima. Esclusive. E ovviamente li trovate da lui perché ne è rivenditore, insomma, autorizzato di questa azienda, che tanti complimenti ci ha fatto anche con dei messaggi su Instagram, anche perché noi abbiamo l'abitudine, molte volte presi dall'entusiasmo, di anticipare con delle foto amatoriali fatte dai nostri cellulari, ma in questi giorni sto pubblicando tutto il materiale che i fotografi Massimo Rubio e Checco De Tullio mi stanno inviando, e quindi quello è il lavoro fatto da professionisti. Senti, sono molto curiosa, perché sicuramente è stata un'esperienza bellissima, ma nello stesso tempo poi le immagini che arrivano sono delle immagini favolose, per cui io, se tu fossi d'accordo, chiederei a questo punto alla regia di inviare anche l'altro video prima che il tempo possa terminare, perché noi discorriamo e poi parliamo. È il video dedicato proprio a Giuseppe Fata e alla sua testa scultura, quindi è un video specifico. Vediamo, su quel lavoro. Vediamo. Dove queste immagini sono state girate lì, e di fronte avevamo l'hotel con la suite, quindi insomma. Beh, ecco, Serena, hai capito perché quando io lunedì ho ringraziato vivamente tutte le persone, tutta la mia rete, tutte le persone che lavorano con me, il mio staff, le mie modelle, per il conseguimento adesso di questo nuovo incarico, è proprio per questo motivo, perché come hai detto tu, se ci sono arrivata è grazie a tutto il lavoro che noi, in maniera proprio con alta qualità, abbiamo fatto e continueremo a fare, quindi mi hanno permesso di conquistare questo mandato.
Assolutamente giusto. Allora, cara Carmen, noi discorrendo siamo giunti ormai alla parte finale di questo nostro appuntamento di questo mercoledì pomeriggio. Io come sempre ricordo poi agli amici a casa l'opportunità di seguirci, di salutarci su Facebook alla pagina di Teleregione, ma soprattutto vi ricordo, per coloro i quali già l'avessero fatto, per coloro i quali magari ci stanno guardando su Facebook, vi ricordo la possibilità di continuarci a seguire proprio sul vostro TV andando a risintonizzare il televisore. Ci trovate sul canale 77 come le gambe delle donne, quindi così come abbiamo detto con la nostra Carmen, numero 77, per continuare a seguire la nostra diretta direttamente appunto con il vostro televisore. Allora Carmen, noi ora diciamo la verità, ci siamo ritagliati quest'altro spazio di mercoledì perché la prossima settimana è lunedì di Pasqua, quella ancora dopo è il 25 aprile, quindi non avremo occasione poi di rivederci io e te. Sì, allora magari non sarò ospite proprio nel mio lunedì perché ci fermiamo proprio con la messa in onda, ma se poi tu Serena avrai piacere di ospitarmi in qualche altra puntata io mi metto a disposizione. Tieniti disponibile. Va bene. Nel frattempo, posto che insomma siamo al mercoledì santo, io ti direi Carmen, se sei d'accordo, intanto mi porto avanti con tutti gli amici di Casa Serena facendoti gli auguri di una Santa Pasqua. Grazie anche a te e veramente a tutti i nostri cari amici che ci seguono. Tanto grazie. Poi ti faccio gli auguri di persona, sì, al telefono, però ho capito anche bene, per salutare bene. Quanti ci stanno guardando in questo momento. Come sempre top quality per la nostra Carmen Martorana, bacioni Carmen. Baci a te Serena e baci a tutti i nostri amici a casa e non solo, perché poi attraverso Facebook ci seguite dall'auto, dal lavoro, insomma, quindi un bacio grande a tutti e buona Pasqua. Continuate a seguirci come sempre. Allora, abbiamo concluso questo mercoledì insieme, ci sarà un nuovo appuntamento laddove lo vogliate nella giornata di domani, sempre con questa Happy Family, con i vostri friends, i nostri friends, quelli di Casa Serena. A domani e che Dio vi benedica. We'll be right back.